Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per andare a provare insieme l'orrore minimo, ovvero il fucile a impulsi peculiare del canotte di questa settimana, che sarebbe la corrotta, l'assalto alla corrotta, quindi a 5.40, che ho avuto la fortuna di droppare al primo try, proprio per fare la pietra miliare. L'ho droppato, quindi ecco, sono stato abbastanza fortunato. Innanzitutto ci tenevo a dire questo, infatti adesso andremo a vedere i perk. Non è un roll buono, anzi fa abbastanza schifo. Infatti, come vediamo, i due peculiari sono assassino ambizioso, che è veramente inutile, momento zen, che invece già inizia ad essere un pochino più utile. Magari poteva essere accoppiato a un caricatore assassino o qualcos'altro del genere, un fuorilegge, ecco. Quindi, tralasciando questi due roll, abbiamo i due caricatori, i rimbalzanti, che aumentano stabilità e gittata, e il caricatore leggero, che aumenta velocità di ricarica e gittata. Io consiglio di puntare sulla stabilità, perché, come andremo a vedere più tardi, il rinculo di questo fucile a impulsi è un po' particolare. Infatti non segue una linea propriamente verticale, ma un po' degli sbalzi sulla linea orizzontale, ecco. Poi abbiamo le tre canne, estesa, piena e martellata. E senza leggiamo tutte, vi dico che io ho sceso la piena, scelto la piena semplicemente perché aumenta sia gittata, va un po' a peccare nella stabilità, ma come vedremo questo fucile a impulsi ha anche bisogno di un po' di gittata. Poi abbiamo telaio intrinseco, riserva di munizione più capiente, infatti abbiamo 36 colpi invece che 33, e si carica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Inoltre il prodigio va sulla maneggevolezza, però non l'ho fatto perché ritengo un attimino uno spreco prodigiare un'arma con questi due perk, e quindi aspetto di dropparne una migliore. Comunque adesso andiamo a vederla in partita, la tengo con un accompagnatore che non sono capace di usare, un lanciagranate a caso. Quindi a fra poco. Ok, siamo qua su Stennardo Decaduto. Innanzitutto ci tenevo a dirvi che sono un pochino raffreddato e sono ammalato, quindi se mi sentite un attimino strano, che ogni tanto mi mangio qualche parola, è per questo, ecco. Allora, come impulsi, innanzitutto è più da, come un'oscurità antica diciamo, è un impulso da corto medio raggio, ecco. Nel lungo raggio perde abbastanza. Vedete, il danno in testa è di 22 e al body di 13. La cadenza, mi sa che prima non ve l'ho detto tra l'altro, è molto molto buona. Per essere un impulso mi sembra 5.40, adesso non sono sicuro. E anzi, sono arrivato a 40 di caricatore perché si è attivato assassino ambizioso. Ecco. Ai, il tipo no. Come avete visto, adesso vi faccio vedere, il rinculo è un po' particolare perché non è solamente... Sono morto dal cecchino, non è solamente verticale come dicevo, ma ha degli sbalzi. Soprattutto mi sembra sull'ultimo colpo ha degli sbalzi verso la destra dell'arma, e quindi ogni tanto risulta un attimo difficile da controllare nel cercare di mettere a segno colpi precisi. È per questo che è consigliata come, e va bene, è consigliata come arma da corto medio raggio. Vedete, fa veramente male, ma sto trovando che è un po' come un'arma che era presente nell'anno 1, adesso non ricordo il nome, presenta un attimino un po' tipo di delay nel quale entrano i colpi, però potrebbe essere solo una mia impressione. Là c'è un tipo nascosto, comunque davvero melta. Se riusciamo a mettere a segno praticamente tutti qui, melta davvero. Il nemico come una mosca. Anche a medio raggio non se la... Ecco, vediamo questo qua. Non se la cava troppo male. L'unica fatica che si fa è quella di riuscire a mettere a colpo tutti i segni. Sì, a mettere a colpo tutti i segni, cioè bello. A mettere a segno tutti i colpi in testa. Io quanto sono forte addirittura. L'accompagno. Quanto sono forte, basta. Dovete sapere che io con l'accompagnatore faccio proprio schifo. Come dicevo, bisogna cercare un attimino il fight di fare la distanza più ravvicinata. 3-4 scariche, mi sembra 3.5, adesso 22. Quindi sono... Anzi, credo 3 scariche, 3 raffiche sciotta. Quello col cecchino non mi piace. Quindi è abbastanza buona come arma per essere un impulso ad alta cadenza. L'unica cosa è difficile controllarlo. Io ora, se vi dovessi dire se impegnarvi a farmare il Kala solamente per ottenere quest'arma, probabilmente vi direi di no, perché non è uno di quei impulsi che entra in meta subito, come è entrata l'acqua passata
e non è assolutamente forte come un ipotetico discorso inaugurale. Quindi veramente è buona, è divertente al suo utilizzo, ma non è una delle armi meta del momento, ecco, e non credo che lo diventerà, almeno adesso. Poi droppata con, che so, fuorilegge caricato assassino, se non vogliamo essere troppo esigenti, sono sicuro che può diventare qualcosa di abbastanza temibile. Però ecco, sì, un po' più lontano. In questa condizione non lo è. Se non sapete come si ottiene l'arma, comunque ho già detto, è il cala di questa settimana, che sarebbe la corrotta, che la droppa più o meno come un MDA, insomma, le armi quelle diciamo uniche dei cala la notte. Il problema sarebbe riuscire a trovare qualcuno che si voglia far ammazzare. È veramente buona la distanza ravvicinata, è veramente buona e si riesce veramente a fare belle cose. Il mirino adesso non è uno di quelli che ci garantisce la precisione più assoluta, perché avendo così il... come l'ho preso questo? Avendo così la... sì, ma questo ci push. Avendo il cerchietto, chiamatelo come volete, così grosso, si fa un attimino fatica a mettere a segno tutto. Per il resto, questa è una fiducia, e no, colpo di mezzanotte, e ci siamo tradati. Mettiamo il nostro compagno qua, che lo vedo abbastanza in difficoltà. Se vedessi il nemico tritato, ecco, questo è proprio meltato. Oh no, questo è proprio smirato l'accompagnatore. Allora, adesso diamo il punteggio e poi ci buttiamo una seconda partita per vedere cosa possiamo riuscire a Ogni vittoria fare. porta conseguenze. A volte si vince, 32 altre si kill, perde. 2-13, abbastanza buono come numero di kill, soprattutto perché abbiamo usato praticamente solo quest'arma. Quindi andiamo a vedere nella prossima partita cosa si riesce a fare. Siamo sulla mappa nuova, base degli Echi, che non ho mai giocato e quindi boh, sarò tipo super disabile. Ma può essere questa, non è un'arma che si adatta più di tanto a una mappa come questa, perché è bella lunghetta come Il mappa. nemico ha ottenuto la zona B. Cioè tutto lo spazio fuori è aperto. Qua si va di sotto? Oddio sì, ma è un muro tarocco. Facciamo fuori questo stregone. Poi ci abbiamo un botto dietro. Questo sta tipo l'ascensore. Che schifo, Bungie. Questo dovrebbe avere tipo l'ammasso draghi. Ce l'ho dietro, va bene. Ah, proviamo velocemente a metterla con un asso di picche, che potrebbe rivelarsi una accoppiata abbastanza carina. Che effettivamente, non pensandoci, un accompagnatore abbastanza inutile, perché Zona B i conquistata, close range zona di vantaggio ce lo copre conquistata. bene anche In testa. l'arma stessa. Quindi sarebbe anche carino mettere un cannone portatile, che effettivamente vanno molto. Un'altra volta aspetterà il telefono. Io ve lo ridico, se dovessi consigliarvi se farmare o meno il cala questa settimana, vi direi di no, perché c'è altro da fare, ci sono altre armi da ottenere che al momento valgono molto molto di più rispetto a quello che vi può offrire questi impulsi. Ecco, ci sono veramente occasioni. Che so, anche solo andare a giocare in azzardo per ottenere un'acqua passata o un'attiva condotta, che è solamente per il fascino dell'esotico, vi assicuro che vi ricompenserà molto meglio di quanto possa farlo quest'arma. Che sì, è carina. Sì, oddio, quasi l'ho portato con me. Ha il suo senso, si può giocare tranquillamente in close range, si può giocare tranquillamente in un range medio, anche in medium range, ma assolutamente non vale quanto valgono altre cose. Se non l'avete presa, prendetevi per esempio l'asso di picche. Ci sono milioni di altre cose, anche semplicemente fate le pietre miliari, salite di luce, perché
vale molto molto di più di quest'arma. Intanto qui ho salvato Ale da morte certa e ora lui dovrebbe salvare me. Incredibile, salvami Ale. Non mi salvate, è morto. Ti vendicherò. Da un fight abbastanza, ecco, non diciamo proprio distante, enormemente distante, ma comunque ce lo siamo portati a casa, ecco. Ora vediamo quanto abbiamo fatto. Ho dovuto fare due telefonate nel mentre, quindi probabilmente non è andata tanto bene. Infatti 25 kill meno nella partita precedente, ma comunque un buon punteggio, diciamo. L'arma, voto generale, io vi darei un 7,5, perché è carina, è divertente, tutto quello che volete, ma veramente non entra assolutamente in meta. Non entra in meta, non è tra le armi rotte che ci sono, e quindi se avete voglia, se avete fortuna, trovatela. Se no, lasciate stare, avrete tempo di rifarlo quando ricapita. Quindi mi raccomando, ditemi cosa pensate su quest'arma, se avete droppata, anche perché l'avete droppata, perché anche perché sarebbe importante. Io purtroppo non è che l'ho trovata con i migliori perk del gioco. E nulla, ditemi quindi cosa ne pensate. Mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate ai social come ogni volta su qui sotto in descrizione, anche dal nuovissimo di suo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti. Io sono Gaul, è la tua luce.